agli amici di Palazzo Ducale. Il titolo di quest'anno è piuttosto apocalittico, appena smorzato dal punto interrogativo. Come si può immaginare, deriva da una famosa frase di Papa Francesco, per la quale staremmo vivendo una guerra mondiale a pezzi. Nella ultima versione, mi riferisco all'intervista che ha dato al Corriere della Sera Massimo Franco qualche giorno fa, ha addirittura tolto i pezzi e ha detto: siamo nella terza guerra mondiale, punto. Noi cercheremo di verificare questa tesi senza preconcetti e da punti di vista diversi, come sempre facciamo all'IMES, e lo faremo attraverso diverse dimensioni. Ci sarà quindi una giornata inaugurale il venerdì 4 marzo alle 18 con una conversazione con Romano Prodi, che non ha bisogno di illustrazioni proprio su questo tema, la terza guerra mondiale, punto interrogativo. Poi ci sarà una serata che porterà delle testimonianze dirette dal terreno siro-iracheno, l'ex consigliere nazionale per la sicurezza irachena e un esponente siriano. Successivamente, il giorno dopo, sabato 5 marzo, ci sono dalle 10.30 alle 18 una quantità di approfondimenti. La prima è dedicata alla guerra al terrore, ai fronti esterni della guerra al terrore, con Mattia Toaldo, Lorenzo Trombetta, Margherita Paolini e Marco Carnelos. Poi un tentativo di studiare gli aspetti più ambientali, tecnologici, scientifici della nostra situazione, con Massimo Livi Bacci, Fabrizio Maronte e Roberto Cingolani. Poi il fronte interno della guerra al terrore, con sottoscritto Paolo Scotto, che è il responsabile della comunicazione della nostra intelligence, Germano Dottori, e Pascal Gauchon, che è un autorevole studioso francese. Infine ci domanderemo alla Stalin quante divisioni ha Francesco, e a questa domanda cercheranno di rispondere esperti come Piero Schiavazzi, Fulvio Scaglione e Marco Ansaldo. Giornata conclusiva, infine, domenica. Si comincia alle 10.30 con una tavola rotonda più militaresca, come e dove si combatte oggi la guerra, alla quale partecipano lo storico militare Virgilio Ilari, i generali Carlo Jean e Giuseppe Cucchi e l'analista Nicola Pedde. Poi una successiva tavola rotonda a mezzogiorno sulle guerre economico-finanziarie, dove ci sarà Massimo Nicolazzi, che è qui al tavolo con me, Giorgio Alfaras, Alessandro Panza e Brunello Rosa. Infine, due confronti diretti, due match bilaterali, Cina contro Stati Uniti. Ci sarà John Halsman, che è un analista americano, Fabio Mini, che nella fattispecie farà il cinese, e Dario Fabbri, esperto di geopolitica americana. Infine chiudiamo in bellezza con un tema che in parte echeggia quanto discuteremo questa sera: Occidente contro Russia, e ci saranno Halsman, Roccucci, Emma Bonino e un ospite autorevole da Mosca, Ivan Timofeyev. Questo è il quadro piuttosto ricco di questo evento, al quale mi auguro che partecipiate. È ovviamente tutto aperto al pubblico. E ora passiamo invece al tema di oggi, al mondo di Putin. Vorrei partire da una carta, questa, che illustra in maniera visiva e abbastanza plastica la sconfitta che ha subito Mosca nell'ultimo quarto di secolo. 25 anni fa i russi erano a Berlino, oggi sono trincerati nel Donbass, nella Ucraina orientale, e quindi nel frattempo la cortina di ferro, se vogliamo utilizzare questa metafora churchilliana,
anzi goebbelsiana ripresa da Churchill, si è spostata di un migliaio di chilometri dalla verticale Stettino-Trieste, che sostanzialmente va dal Baltico al Mediterraneo, si è spostata molto più a ridosso di Mosca. E credo che se non partiamo da questa constatazione non capiamo i motivi dell'attuale conflitto, sia pure indiretto, tra l'Occidente e Russia, un conflitto, dicevo, indiretto, che forse più che ai tempi della Guerra Fredda potrebbe slittare verso un confronto diretto, ma ci arriveremo. Quello che vorrei innanzitutto mettere in luce è la differenza di percezioni che c'è tra gli occidentali e la Russia intorno alla situazione geopolitica attuale. E vorrei partire da un paio di frasi di Henry Kissinger, che non ha bisogno di illustrazioni, forse il più importante esponente dell'establishment che si occupa di politica estera in America, e soprattutto uno dei pochi fra coloro che si occupano di questo in America che abbia anche uno sfondo storico, che abbia una visione storica di lungo periodo. E Henry Kissinger mette in evidenza la differenza dei punti di vista americano e russo sulla fine della Guerra Fredda, sul grande trauma di 25 anni fa, quello che Putin, per arrivare al nostro eroe di questa sera, definì clamorosamente la più grande catastrofe geopolitica della storia. Cito Kissinger: per gli Stati Uniti la fine della Guerra Fredda è sembrata quasi una vittoria della sua fede tradizionale nella inevitabile rivoluzione democratica. Questa vittoria metteva in evidenza l'espansione di un sistema internazionale governato essenzialmente da regole legali. Ma l'esperienza storica russa è più complicata. Per un paese attraverso il quale armate straniere hanno marciato per secoli, sia da est che da ovest, la sicurezza sarà sempre qualcosa che avrà una dimensione geopolitica almeno quanto legale. Quando i suoi confini di sicurezza, i confini di sicurezza della Russia, muovono dall'Elba fino a 1000 miglia verso est, a ridosso di Mosca, è quello che vediamo in questa carta, la percezione russa del mondo e dell'ordine mondiale conterrà una inevitabile componente strategica. La sfida del nostro tempo è di comporre le due prospettive, la legale e la geopolitica, in un concetto coerente. Il generale De Gaulle avrebbe detto vasto programma. Ammesso e probabilmente non concesso che la visione americana sia una visione legalistica, ma è interessante che Kissinger la ponga in questi termini, proviamo a analizzare, ed è quello che abbiamo cercato di fare come al solito con varie voci in questo volume, la percezione che la Russia ha di se stessa e del contesto geopolitico nel quale si trova dopo la crisi e dopo la guerra in Crimea. Credo che vi siano molte cause della crisi attuale, molte importanti cause, ma ce n'è una a mio avviso decisiva, e cioè il fatto che lo spazio post-sovietico, che si è determinato per il crollo dell'URSS dalla mattina alla sera, è stato disegnato trasformando confini amministrativi sovietici in confini internazionali. Peraltro, i confini amministrativi sovietici, ovvero le diverse repubbliche che facevano parte dell'impero sovietico, sono stati disegnati e ridisegnati a partire dagli anni 20, da Lenin e poi da Stalin e poi ancora da Khrushchev negli anni 50, fra l'altro con la ormai famosa cessione della Crimea, senza tener conto di altro che della necessità di Mosca di controllare quello spazio enorme. Uno spazio enorme ai tempi sovietici che si è evidentemente ridotto in tempi russi, non tanto da impedire alla Russia di essere un paese oggi circa 60 volte l'Italia, con una popolazione che è però solamente 2,5 volte quella del nostro paese. Forse basta citare questi due dati per rendere conto del problema della gestione dello spazio russo.
passare dalla mattina alla sera in maniera non progettata da confini amministrativi interni allo spazio sovietico a confini internazionali ha provocato una serie di traumi e di crisi. Il principale, forse, dal punto di vista russo, è che un sesto dei russi si è trovato fuori dalla Russia. Quando Putin parla di Ruski Mir, di mondo russo, si riferisce proprio a questo, cioè al fatto che lui è certamente il presidente di uno Stato che si chiama Federazione Russa, ma è il capo di tutti i russi, quindi anche per esempio di coloro che abitano il Kazakhstan piuttosto che la Lettonia e che sono sparsi in quello che una volta era lo spazio sovietico e adesso è diventato uno spazio post. Post nel senso che è in larga parte indeterminato e disputato. Il caso dell'Ucraina, come vedremo, è quello più eclatante, purtroppo anche più sanguinoso, ma non c'è dubbio che quello che una volta era uno spazio unitario concepito per servire l'efficienza del sistema sovietico è diventato un'altra cosa. Voglio dire, se mi passate la metafora, se in un appartamento c'è una cucina, una stanza da letto, uno sgabuzzino e poi dalla mattina alla sera quella stanza da letto, quello sgabuzzino e quel salotto diventano un appartamento e quindi si devono ridividere magari a loro volta, evidentemente qualcosa di traumatico accade. Non dobbiamo dimenticare, e questo lo accennava Kissinger, la ossessione, vorrei dire, securitaria della Russia, perché la Russia ha forte la memoria, e anche se non ce l'avesse viene coltivata fortemente dal potere la memoria del suo passato, di paese che è stato più volte invaso, in particolare ma non solo dall'Ovest, e che quindi conserva una sua sensazione di minaccia e di accerchiamento permanente, come possiamo ricordare attraverso questa prima cartina che ricostruisce questo senso di accerchiamento di un paese stretto a est e a ovest da paesi NATO, cioè dagli Stati Uniti d'America e dai soci europei della NATO, a sud da un impero storicamente nemico, sia pure negli ultimi tempi in parte allineato per motivi opportunistici, cioè la Cina, e poi naturalmente la pulsione da sud del jihadismo e dell'islamismo, che per un paese come la Russia è considerato una minaccia esistenziale, anche perché ricordo che la Russia è un paese che fa della religione islamica una religione di Stato e che fa parte dell'organizzazione della Conferenza Islamica, anche perché al suo interno ha circa 20 milioni di musulmani. Quindi sì, è un paese notoriamente istituito intorno a una idealità cristiano-ortodossa, ma con diverse componenti per nulla cristiane al suo interno. E passiamo specificamente al caso ucraino e quindi a questa situazione che vede contrapposte la Federazione Russa e i paesi euroatlantici. Oggi sappiamo che è in corso, purtroppo non ancora sedata, una guerra civile in Ucraina che ha anche una componente internazionale, perché nella regione del Donbass, quella che si è ribellata al governo di Kiev e dove sono state proclamate due repubbliche indipendenti, quella di Luhansk e quella di Donetsk, sono presenti forze russe. Putin stesso lo ha ammesso indirettamente in una recente conferenza stampa dicendo che si tratta sostanzialmente di forze dei servizi segreti, ma sappiamo anche che ci sono dei soldati più o meno regolari. E l'altra grande lacerazione è quella determinata dall'annessione della Crimea con città-porto di Sebastopoli, che nel marzo 2014 è stata compiuta dalla Russia in risposta a quello che la Russia ha percepito come un colpo di Stato a Kiev nei confronti di un uomo, il presidente eletto dell'Ucraina, Viktor Yanukovych, che era considerato, forse non del tutto correttamente, uomo dei russi. Per la verità era stato in qualche modo
tra virgolette, scelto nell'ambito delle oligarchie ucraine, e i russi se l'erano fatto piacere in carenza di alternative. Ora, la crisi che è stata determinata dagli eventi del marzo 2014, su cui non torno, ma se ci sono poi domande possiamo eventualmente approfondirne alcuni aspetti, ha determinato una tensione tra la Russia e la NATO che non ha precedenti. Qualcuno parla di nuova guerra fredda, l'espressione mi pare impropria, anzitutto perché sottende l'idea che vi sia una ripetizione della storia, cosa che ovviamente non può darsi. Ma io credo anche per una ragione qualitativa. La principale ragione qualitativa, direi, della differenza fra la guerra fredda e la situazione attuale è che il sistema della guerra fredda, bene o male, era un sistema stabile. Ognuno aveva il suo posto a tavola e soprattutto ognuno sapeva leggere le mosse altrui. Sostanzialmente si giocavano partiti diversi sulla stessa tastiera, adesso invece si suonano strumenti completamente diversi e i suoni non vengono percepiti in modo omologo da una parte e dall'altra, anzi si tende a non capirsi o a far finta di non capirsi. Per rendere l'idea della serietà della crisi, vi ricordo che la NATO, che era stata giudicata non del tutto a torto come un'organizzazione moribonda dedita unicamente all'autoriproduzione delle sue burocrazie, ha nel frattempo trovato una forma di rivitalizzazione piuttosto accentuata. Per esempio è di qualche giorno fa la decisione americana di quadruplicare le spese per i suoi asset militari in Europa orientale, sicché noi abbiamo potremmo anche partire dal mare glaciale artico, ma non voglio andare fino là, diciamo dal mar Baltico giù fino al mar Nero, una catena di paesi nemici di fatto che si affrontano lungo una linea di faglia che da nord a sud comprende la Svezia, paese formalmente neutrale ma in realtà punta di lancia di uno schieramento antirusso, anche per ovvie ragioni storiche, i paesi ex sovietici del fronte baltico, dove sono presenti peraltro minoranze russe, o meglio dal loro punto di vista quinte colonne russe, mi riferisco alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia. Poi il più importante sotto vari profili dei paesi di questo schieramento è la Polonia, dove si è insediato qualche mese fa un governo di estrema destra che fa del nazionalismo antirusso la sua bandiera, addirittura fino a pretendere una revisione dell'inchiesta sul famoso incidente aereo di Smolensk, quando l'aereo con il presidente polacco a bordo, in una fallita prova di atterraggio in quell'aeroporto russo in mezzo alla nebbia, perse la vita, e sul quale in Polonia girano varie teorie del complotto. E poi giù, con tonalità diverse, Repubblica Ceca, Slovacchia, soprattutto la Romania, che è un paese che si trova a ridosso dell'Ucraina e nel quale si stanno costruendo nuove basi, nuove installazioni militari. C'è tutto un fronte quindi dell'Est che ha un suo riferimento geopolitico-culturale nel Regno Unito, che è storicamente poco propenso a cogliere le ragioni russe, anche se poi contro Napoleone nelle due guerre mondiali sono stati alleati, ma insomma l'orso russo a Londra è sempre visto con estrema diffidenza. E naturalmente il grande garante di questo schieramento, con posizioni però diverse da quelle che ho citato fino adesso, anche perché si tratta di una potenza mondiale, sono gli Stati Uniti d'America. Ci sono poi un paio di paesi che hanno, pur essendo membri dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea, una posizione molto diversa da quella dei paesi che ho citato nei confronti della Russia, e mi riferisco in particolare alla Germania e all'Italia. La Germania ha una storia di intrinsechezza con la Russia che risale quantomeno ai matrimoni tra gli zar e i principi
tedeschi e che ha avuto nella storia diverse prove di carattere culturale, di carattere militare, di carattere strategico. La parola Rapallo qui indica una località di vacanze, Amena, nel mondo indica appunto questa vicinanza russo-tedesca che in qualche modo corre sotto la pelle delle relazioni tra Europa e Russia ormai almeno da un paio di secoli. Questa intrinsechezza germano-russa ha trovato una sua strutturazione a partire dagli anni 70 del secolo scorso attraverso un accordo che rende energeticamente interdipendenti, in particolare via gas, la Russia e la Germania federale all'epoca, Germania federale unita adesso, mi riferisco agli accordi Brandt-Brezhnev dei primi anni 70, famosi scambi gas contro tubi, e da quel momento in poi si è creata una strutturazione di questa interdipendenza che poi si è diversificata in diversi rami industriali, in particolare nella meccanica, nel settore automobilistico e così via, e che naturalmente ha una sua dimensione geopolitica e culturale. Oggi, per esempio, è molto evidente la discrasia che esiste nella posizione tedesca quando sentiamo parlare la signora Merkel, che prende le sue posizioni spesso dure nei confronti di Putin e anche qualche volta molto sprezzanti ed esplicite, quando dice per esempio a Obama quest'uomo vive in un altro secolo, in un mondo tutto suo, e invece quelle che sono le azioni concrete del mondo industriale tedesco, e qualche volta non solo del mondo industriale, se è vero come è vero che per quanto riguarda per esempio le sanzioni che gli europei hanno non troppo spontaneamente comminato alla Russia, la Germania le applica un po' all'italiana, nel senso che si diletta in varie triangolazioni con la Bielorussia, con la Cina, con la Corea del Nord, per non far soffrire troppo il suo intenso commercio con la Russia, e in generale gli investitori tedeschi non mi pare che abbiano messo una croce sulla Russia malgrado il regime di sanzioni. Non solo, in pieno regime di sanzioni Germania e Russia si sono ulteriormente legate dal punto di vista energetico con un progetto di raddoppio del gasdotto baltico, famoso gasdotto Nord Stream, quindi un progetto cosiddetto Nord Stream 2 che, se mai verrà realizzato, evidentemente avrà un effetto ancora più importante nel collegare vitalmente questi due paesi. E tutto questo riflette peraltro una crescente diffidenza, per usare un termine piuttosto neutro, tra la Germania e gli Stati Uniti d'America. Una diffidenza che anche qui ha radici storiche piuttosto antiche. In fondo è stata la Germania a dichiarare la guerra agli Stati Uniti e non viceversa, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e che si è manifestata in modi diversi sia a destra che a sinistra nello schieramento politico tedesco, prima con il pacifismo degli anni 70-80 e poi con delle politiche in particolare sviluppate dal cancelliere Schröder e in parte anche dalla signora Merkel, che hanno qualificato la Germania, non dico come un paese neutrale, ma insomma dal punto di vista americano come un paese piuttosto sghembo, perché in quasi tutte le grandi crisi internazionali la Germania ha preso una posizione paragonabile a quella dei paesi cosiddetti BRICS e quindi anche a quella della Russia, e ha sempre gentilmente declinato gli inviti a partecipare a importanti spedizioni militari occidentali, ultima delle quali, che ci interessa direttamente a noi, quella in Libia, che peraltro pare stiamo per ripetere perché è ripetita non iuvant. Nel caso specifico del rapporto con la Russia, poi, la Germania si oppone alle proposte, per usare anche qui un termine neutro, dei paesi dell'Est, in particolare della Polonia, di schierare ai confini con la Russia asset militari. Addirittura i polacchi vorrebbero bombe atomiche tattiche sul proprio territorio, perché dicono dobbiamo far capire ai russi che facciamo sul serio e che se loro fanno qualcosa di inaccettabile, sostanzialmente
attizzano la guerra alla nostra frontiera, ci sarà una risposta non polacca ma atlantica. Sull'Italia la faccio breve, ma se volete possiamo approfondire. Noi applichiamo in maniera molto più prussiana le sanzioni alla Russia, che sono costate in termini di interscambio commerciale un declino del 21,1% lo scorso anno e che hanno un'incidenza sul nostro PIL calcolata variamente tra lo 0,3 e lo 0,4, quindi qualcosa di sensibile per un governo e per un paese che è molto attento agli 0,1. Come sempre poi l'Italia cerca di giocare contemporaneamente su tutti i tavoli e così, a parte la nostra antica simpatia culturale e geopolitica per la Russia, che prescinde dal regime politico, perché per qualche strana alchimia i russi piacevano sia a Casa Savoia che a Mussolini, sia ai democristiani che ai comunisti, dicevo, questo nostro strano e bel paese ha cercato di assumere una posizione molto più simpatetica verso le ragioni russe, senza però andare oltre certi limiti. L'Italia vorrebbe, e non è un mistero, che le sanzioni attuali contro la Russia cessassero il prima possibile. Al momento sono formalmente in vigore fino al 31 luglio. In Italia il governo italiano spera, anche se non può dirlo apertamente, che il 31 luglio sia la data finale, ma francamente non ci scommetterei. Sanzioni che peraltro implicano, come sappiamo, contro sanzioni russe, quindi insomma alla fine è un gioco a somma zero. Qualche tempo fa in un Consiglio europeo, quando si discuteva della proroga delle sanzioni, il nostro Presidente del Consiglio cercò vanamente di convincere i principali partner europei della necessità quantomeno di temperarle. Vistosi sconfitto, diede ordine al nostro ambasciatore a Bruxelles, che nel frattempo è stato revocato, di ritardare di qualche giorno, perché eravamo presidenti a quell'epoca dell'Unione Europea, di ritardare di qualche giorno la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del nuovo meccanismo sanzionatorio, in modo da dare un segnale ai russi. Risultato, si incavolarono contemporaneamente gli americani, gli europei e i russi per motivi differenti, ma tutti concordi nel vedere in questo atteggiamento italiano una forma di ipocrisia. Per concludere, e per non farla troppo lunga, quali sono le conseguenze geopolitiche principali di questa crisi? Anzitutto c'è stato un avvicinamento tra la Cina e la Russia, che anche qui ha avuto una sua componente di progetti gasieri, di progetti energetici, di rifornimento russo alla Cina, che va contro, diciamo, il DNA dei due paesi, che come sappiamo non si sono mai amati, incarnano velleità imperiali e civiltà che storicamente non si sono amate, non molti anni fa si sono anche combattuti per la frontiera comune, e se voi andate in Cina sentite molto spesso dire che insomma le acquisizioni russe in Siberia di metà 800 sono provvisorie e verranno presto revocate, se non altro per l'espansione economica, ma non solo, della Cina. Ecco, malgrado questa storica diffidenza tra, potremmo definirli, cani e gatti, russi e cinesi, la crisi tra la Russia e l'Occidente ha in qualche modo costretto i russi, con il cappello in mano, di presentarsi a Pechino e di cercare di allestire quantomeno un teatro che segnalasse agli americani che più spingevano la Russia verso est, più la spingevano nelle braccia del competitore principale in questo momento degli Stati Uniti d'America, cioè la Cina. La Cina, dopo qualche esitazione, ha accettato questo gioco e ha allestito anch'essa questo teatrino, che ha una sua componente concreta, non è solamente teatro, ma che difficilmente può essere visto come uno sbocco strategico definitivo, mettendo in evidenza questo allineamento che verte almeno provvisoriamente su una serie di interessi comuni, il principale dei quali è quello di mostrare agli americani che non sono soli e che nella
potere in qualche modo far valere le proprie ragioni, possono contare anche sull'altro partner. Insomma, abbiamo delle alternative. La politica dei due forni non è solamente andreottiana. C'è poi, e concludo su questo davvero, anzi ci sono due aspetti che voglio sottolineare. Uno è di carattere cultural-psicologico e l'altro invece si riferisce alla Siria. Se noi osserviamo le mosse della Russia in questa crisi, francamente facciamo difficoltà a capirle. Beh, innanzitutto è difficile capire come la Russia si sia fatta sorprendere in Ucraina in un modo così clamoroso, perché Putin pensava che la situazione fosse sotto controllo, invece gli è sfuggita di mano. E lì io credo che prima o poi qualcuno glielo farà pagare. Ogni tanto si sente parlare di malattia di Putin, si sente parlare di possibili alternative, e in fondo questo signore sta lì da quasi 20 anni, quindi non dovremmo sorprenderci se un giorno o l'altro, malgrado la sua vastissima popolarità incentivata dal clima di guerra, qualcuno gli battesse una mano sulla spalla e gli spiegasse che è il caso di ritirarsi nella sua dacia a godersi la vita. Ma soprattutto ha colpito la disponibilità russa ad accettare delle gravissime ritorsioni, quantomeno di carattere economico, ma poi più generali, per non solo e non tanto prendersi la Crimea, e quello è stato un atto che uno degli autori di Limes ha definito brillantemente un piccolo atto di teppismo, con una certa simpatia verso questo atto di teppismo, ma soprattutto il fatto di essere coinvolta in questo conflitto a bassa intensità nel Donbass, in cui la Russia si trova a tener bordone a un gruppo, possiamo chiamarli con tutta la simpatia, di banditi locali, i quali in questo momento sanno che la Russia non può mollarli completamente, perché se Putin lo facesse provocherebbe una crisi interna di notevoli dimensioni, perderebbe la faccia. È appunto questo l'elemento culturale e psicologico, quello della faccia, che conta in un paese dove, citando alcuni famosi autori russi, dei quali il più noto è Dostoevsky, 2 per 2 non fa 4. C'è una componente volontaristica che evidentemente può spingere i decisori russi, come già altre volte nella storia, ad imporre non tanto a se stessi quanto al proprio popolo dei sacrifici per noi impensabili, in nome della preservazione, loro forse direbbero dell'onore, noi diremmo del rango e quindi del potere del proprio paese. E questo spiega anche perché, malgrado la crisi economica molto forte che sta colpendo la Russia e che ha portato evidentemente anche a un abbassamento complessivo del tenore di vita dei russi, vi sia una tale popolarità nei confronti del capo dello Stato. Insomma, un paese che va in recessione del 4% normalmente non esprime un consenso dell'80% al suo capo, e invece è il caso della Russia. E questo è il primo fattore. L'ultimo davvero riguarda la Siria. Che cosa sono andati a fare i russi in Siria? La frase non è mia, è del presidente turco Erdogan, sorpreso del fatto che improvvisamente nel settembre scorso l'aviazione russa ha cominciato a bombardare vari gruppi ribelli islamisti, tra cui tangenzialmente anche lo Stato Islamico, per, dicono gli esperti, sostenere il regime amico di al-Assad, mantenere le basi militari che ha affacciate sul Mediterraneo. Va bene, d'accordo, tutto questo è vero, ma c'è, credo, una ragione più profonda, e la ragione più profonda, secondo me, è che gli americani volevano dimostrare ai russi che, contrariamente a quanto detto con un certo tono sprezzante da Obama, la Russia non è una potenza regionale. Quando ci fu la crisi di Crimea e Obama si lasciò scappare, non per caso credo, quella frasetta sulla Russia potenza regionale, Putin si offese moltissimo e, oltre a replicare in vario modo dal punto di vista retorico, ha voluto esprimere con questo suo intervento inatteso e molto propagandato e molto visibile, se voi andate sulla televisione russa è un festival di missili e di aerei, ha voluto dimostrare
forse innanzitutto a se stesso e al suo popolo e poi agli americani, che la Russia non è una potenza regionale, che ha interessi anche per esempio in un'area molto fuori dal sistema post-sovietico come la Siria e che è capace di proiettare le sue forze armate in scenari relativamente lontani con una certa efficacia, perché a quanto pare la fanteria di Putin, cioè in questo caso l'esercito regolare siriano, grazie anche a questa copertura aerea, qualche piccolo passo avanti lo sta compiendo. Ho fatto questo giro d'orizzonte probabilmente troppo vasto, naturalmente siamo qui per rispondere alle vostre domande, ma soprattutto adesso è interessante sentire il punto di vista di Massimo Nicolazzi, a cui cedo volentieri la parola. Buonasera, a me tocca di fare da intermezzo tra la relazione di Lucio e le domande che poi farete a Lucio, e quindi il senso del mio intervento è di darvi tempo per preparare le domande a lui come funzione essenziale. Questo numero di Limes, il direttore che sarebbe lui, nel suo editoriale scrive una cosa che per una persona che come me ha lavorato in mezzo agli idrocarburi per più di 30 anni dovrebbe fare un po' specie. Scrive cioè Lucio che la Russia è un paese che vende ciò che non produce. Se vogliamo parlare di petrolio e di dipendenza dal petrolio, forse è bello partire da questa notazione. Noi che non abbiamo risorse minerarie, o quantomeno ce le abbiamo un po' scarsine, spesso lamentiamo la nostra dipendenza dall'importazione di risorse, petrolio, gas e quant'altro. In realtà si moltiplicano nel mondo le situazioni in cui i produttori sono dipendenti dalla possibilità di vendere a un prezzo equo le proprie risorse, più di quanto noi non dipendiamo da loro per i nostri consumi ed i nostri bisogni. Questo perché? Perché il petrolio è uno strano animale che in realtà si estrae, non si produce. Il processo produttivo attraverso cui si genera petrolio è un processo con cui la natura ci regala un processo industriale che dura un paio di milioni d'anni e per pressione e calore porta alla formazione dell'idrocarburo, e poi altrettanto gratis ce lo tiene in magazzino stoccato fino a quando non decidiamo di tirarlo fuori. Da questo punto di vista, in senso economico, gli idrocarburi sono un dono e non un prodotto. E chi può attingere copiosamente al dono non mette in moto un processo industriale, attinge ad una rendita dalla quale dipendono, dalla cui cessione dipendono le risorse di cui dispone. È questa strana cosa che in letteratura si chiama stato rentier e che fondamentalmente dice che più un paese è dipendente rispetto ai propri ricavi, alle proprie entrate dall'esportazione di risorse, più diventa per il proprio welfare, per la legittimità delle proprie élite, per la propria capacità di investire in infrastrutture, mi verrebbe da dire a far demagogia a case, scuole e ospedali, più la capacità dello Stato di fare tutto questo diventa funzione del prezzo del petrolio. A seconda del prezzo a cui riesce a vendere, ha quantità di denaro che può reinvestire in spesa pubblica. Questi sono i termini in generale della dipendenza. La Russia è dipendente? Un paio d'anni fa la Banca Mondiale ha pubblicato una specie di indice delle dipendenze, che era una cosa di rara semplicità. Prendevano il prodotto interno lordo e vedevano quanta percentuale del prodotto interno lordo fosse rappresentata da ricavi da esportazioni di materie prime. La Russia in termini di idrocarburi veniva fuori, vi parlo del 2013, con un indice di dipendenza del 17,7%,
che direte voi, considerando che il Kuwait è al 61, l'Arabia Saudita al 58 e quant'altro, sembrerebbe poca cosa. Però vi indica una sfasatura del processo industriale. Se io le risorse le uso a casa mia, dentro la mia industria, anziché esportarle allo stato di materie prime, io incorporo il valore di quelle risorse in un prodotto finito, in un manufatto, in un qualcosa che vendo, avendo dato occupazione, avendo un'economia, avendo più valore aggiunto. Gli Stati Uniti producono grosso modo gli stessi volumi di petrolio della Russia, producono grosso modo, adesso di più insieme al Canada, volumi di gas della Russia, ma gli Stati Uniti sono ancora importatori netti. Il sistema industriale e il sistema dei servizi e dei consumi americano richiede più idrocarburi di quelli prodotti da sola dalla Russia, mentre la Russia li esporta in parte preponderante. I due sistemi, è un modo per misurare due sistemi e la loro robustezza produttiva. Da questo punto di vista, quel 17,7% dà una serie di preoccupazioni e, come dicevo prima, di dipendenze. Vi do un dato. I ricavi da tassazione di idrocarburi fino al 2013-14, cioè fino alla caduta dei prezzi, sono stati rappresentativi di oltre il 50% dei ricavi fiscali dello Stato federale russo a livello federale. Quel 50% varia proporzionalmente al prezzo. Ritorniamo alla casella numero uno, la capacità di spesa pubblica come funzione del prezzo di una commodity che si scambia sul mercato mondiale. Questa cosa ha delle conseguenze a cui mi sembra che spesso la nostra pubblicistica non rifletta abbastanza. Torno sulla prima, che era quella che annunciavo prima. Chi è più dipendente dal gas e dal petrolio russo? La Russia in termini di capacità di venderlo e alimentare il budget federale, o noi in termini di che cosa ci succede se le forniture diminuiscono? Proviamo un attimo a guardarlo in quest'ottica e forse ci rendiamo conto di quello che è successo in Ucraina. In Ucraina è successo che nel mondo di sopra, per riprendere la metafora, succedevano cose orribili, guerra civile, massacri. Nel mondo di sotto, il fiume azzurro del gas che passava dall'Ucraina per venire in Europa ha continuato a scorrere tranquillo, come se il mondo di sopra non esistesse. La Russia aveva bisogno di vendere a noi. L'Ucraina, in piena guerra civile, continuava a incassare $1 miliardi all'anno per i diritti di transito, che erano la sua entrata maggiore durante quel periodo, e noi ben felici di comprare senza alterazione di prezzo nonostante la crisi. In questo quadro, diciamolo, di dipendenza pronunciata, succede che ai russi scoppino tre tempeste in testa che, messe insieme, fanno forse la tempesta perfetta. La prima, e ci torno più diffusamente dopo, la prima è una enorme crisi di sovrapproduzione. Dettagli a seguire. Vi cito qualche numero, continuate a pensarci in termini di dipendenza. Nel 2013 il prezzo medio ponderato annuale del barile di petrolio era di $110 a barile. Nel 2014 il prezzo medio ponderato è stato di $99 a barile. Nel 2015 il prezzo medio ponderato del barile di petrolio è stato di $52,5.
ci sono proiezioni per quest'anno, quelle proiezioni sono sempre sbagliate per definizione, ma questo è un altro discorso, ci sono proiezioni per quest'anno che accreditano la possibilità che da quel 52,5 si scenda sotto i 40 dollari. Questo fondamentalmente vuole dire che ci sono 2/3 di quelle entrate fiscali a cui facevo cenno prima che si sono persi per strada e che non ci sono più. Seconda cosa, e questa stranamente la tacciamo, non so se per pudore o quant'altro, ma secondo pezzo della tempesta perfetta è che quando noi continuiamo a preoccuparci d'inverno perché, oddio, il russo ci taglia il gas, forse ci dimentichiamo completamente che un pezzo della tempesta russa è il declino dei consumi europei. I quattro majors dell'EU, Germania, Italia, Francia e UK, messi insieme, oggi rispetto a 10 anni fa consumano il 15% in meno di idrocarburi. Apparentemente meno ne abbiamo bisogno e più ci preoccupiamo per la nostra sicurezza. In realtà, se ci pensate, fino ad oggi l'unico sbocco, perché il gas con le autobotti crea qualche problema, ci vogliono tubi, infrastrutture, cose costose, lunghe e pesanti, e a parte qualche secchiello che liquefano a Sakhalin, ad oggi tutta la capacità di esportazione di gas per la Russia è in Europa. Dato che trasportavano molto per pipeline e non per mare, l'80% delle esportazioni di petrolio russo vengono in Europa. Il maggiore e per certi aspetti unico cliente va declinando e il venditore un pochettino ne risente. Terzo pezzo della tempesta, le sanzioni. Su questo Lucio ha coperto e quindi non ci ritorno. Che cosa succede o che cosa può star per succedere? Molto dipende da come si andrà avanti quest'anno. Vi ho citato quei pezzi di caduta libera del prezzo del petrolio che paiono non avere ancora fine. Non siamo ancora al limite tecnico. Perché quando vi dicono che a questi prezzi il 50% del petrolio non è più economico, non dico che vi mentano, ma dicono una cosa assolutamente irrilevante. Dicono una cosa assolutamente irrilevante per due motivi. La prima è che il produttore rentier, cioè che dipende da quelle entrate, vive uno stato di coazione a produrre. Dice, incasso 30 dollari o incasso zero? Con 30 dollari qualche pensione la pago, con zero un po' meno e non è detto che mi riparta il prezzo. Fino a dove si spinge questa coazione a produrre? E non si spinge fino al costo del barile come lo calcolereste normalmente. Pensateci un attimo. Avete finito l'investimento per una meravigliosa e costosissima fabbrica di bamboline e vi è crollato il prezzo della bambolina. E non è che voi non producete perché non riuscite ad ammortare l'investimento. In tutte le condizioni in cui avete un margine operativo sul costo di produzione, voi comunque un po' di cassa la portate a casa. E quindi fondamentalmente il limite tecnico di caduta è il puro costo operativo di estrazione. Cosa che per la maggior parte dei grandi players, parlo sauditi e parlo russi, a 10 dollari forse non siamo ancora al limite tecnico, sicuramente non in Arabia Saudita. Gli unici ad avere un limite tecnico, ma non vi tedio su questo, sono gli americani, perché sono costretti, per come è fatto il loro idrocarburo, a continuare a investirci dentro. Cosa succede? Il russo e il saudita fanno tanti buchi e spendono tanti soldi prima di cominciare a produrre,
Dopodiché aprono il rubinetto e gestiscono il rubinetto, e quindi i loro costi operativi sono quelli di gestione del rubinetto. Negli Stati Uniti, quando sentite parlare di unconventional, ogni pozzo è un giacimento a sé, per cui produce subito, anziché produrre dopo 6 anni, uno produce dopo 1 mese da quando ha cominciato. Il piccolo problemino è che dopo 1 anno quel pozzo produce il 60% in meno del primo giorno, per cui io devo farne subito un altro per mantenere la produzione. Qui ho un limite più alto dal punto di vista tecnico di quanto avrei nel convenzionale, ed è per questo che le produzioni americane stanno cominciando a scendere. Ma torniamo un attimo alla Russia e scusatemi questo passaggio. Ho fatto questo passaggio per dire la debolezza di uno Stato dipendente è che il prezzo del petrolio, quando crolla, ha immediate o quasi immediate, o un po' spostate nel futuro, ma comunque ripercussioni di tipo politico e sociale. Pensate un attimo alla Russia. Il grande crollo dei prezzi all'88 ha ucciso la speranza di Gorbaciov di riuscire a riformare il sistema sovietico. Li ha messi in ginocchio dal punto di vista del reddito. Seconda crisi di prezzo, 10 anni dopo, si affrettano a chiamare Putin, cioè c'è un altro cambiamento di regime. Il prezzo del petrolio, quando crolla, chiama in qualche modo crisi della stabilità di governo. Può succedere anche stavolta? Lucio parla del carisma di Putin, del suo consenso, che è tutto giusto. Io comincio a notare che l'anno scorso, con i 52,5 di prezzo medio, il PIL russo è andato giù del 3,5%, che tecnicamente mi sembra si chiami recessione. Constato che quest'anno hanno fatto un budget abbastanza sudore e sangue, e non avevano fatto in tempo ad approvarlo, che già lo dovevano modificare perché era tarato su un petrolio sopra i $50, e lo hanno cambiato a gennaio con quello che noi chiameremo un taglio lineare del 10% ai budget di spesa di tutti i ministeri, esclusi difesa e armamenti, naturalmente. C'era una volta un meraviglioso fondo di riserva, quando i prezzi sono alti gli stati, per stabilizzarsi sui prezzi bassi, accantonano un po' di risparmi da spendere quando le vacche grasse finiscono. La Russia era arrivata a un 400 miliardi di dollari e gliene sono rimasti una quarantina da buttare nel forno, e la previsione è che si li brucia tutti quest'anno. Dopodiché quel che può succedere in termini di erosione del consenso sociale per spesa pubblica che continua a scendere, io non sono qui a sapere e a predire, ma sicuramente qualche elemento di crisi dalla dipendenza comincio a vederlo. Se poi volete sapere se il sistema è riformabile, perché si discute da decenni, nel senso di renderlo meno dipendente, e se volete capire quali sono le difficoltà per riformare il sistema economico ed il sistema politico sovietico che vi fa da sovrastruttura, non vi tedio io qui, ma c'è un eccellente saggio del professor Caselli su questa rivista, al quale senz'altro vi rimando, su come può cambiare la Russia, su come può ridurre le sue dipendenze. Forse la discussione va a incominciare. Grazie. Grazie Massimo. Credo che abbiamo completato un giro di orizzonte sulla situazione russa. Adesso, se ci sono ulteriori curiosità o critiche o domande, qui siamo. Prego.
Non so se esiste un microfono, sì esiste, un microfono volante, sia pure umano portato, quindi ai suoi tempi. Prego, prego, qui. Bene, lo dica al microfono. Sono appena tornata dalla Russia, sono stato un po' di tempo a Mosca, poi a Pietroburgo. Mi rifiuto di chiamarla San Pietroburgo. E loro, ho parlato con un po' di gente, gente nel senso le guide, gli alberghi, gli attori. Allora c'è una grossa percentuale che critica Putin, perché Putin ha tolto le università gratuite, ha tolto tante assistenze che c'era prima, per cui... Però c'è una parte che è favorevole perché ha reso la Russia forte e diciamo onorevole rispetto a prima. Una cosa mi ha detto la guida, che la faccenda dell'Ucraina è perché la Monsanto, che è una multinazionale americana, ha comprato dei grossi territori in Ucraina e questo crea un po' di fastidio all'America e un po' di fastidio alla Russia. Volevo sapere se è vero. Grazie. Raccogliamo qualche altra domanda. Salve. Io sto facendo la tesi adesso sui rapporti tra Putin e l'Europa. Volevo sapere il perché dell'avvicinarsi a Putin alle estreme destre europee casualmente subito dopo le sanzioni e perché il suo finanziamento costante? Dove può arrivare questo comportamento? Grazie. Grazie. Buonasera, volevo sapere la Corea del Nord come si colloca strategicamente tra Russia e Cina? Grazie. Sì, prendiamo ancora quella domanda, poi facciamo un primo giro di risposte, prego. Si è parlato poco delle alleanze russe a livello globale, diciamo con India e altri paesi emergenti con quali hanno creato controposizione nei confronti degli Occidente e Stati Uniti. E poi anche il problema, diciamo, da noi verso la Russia. In Europa il leader più popolare è il Putin. È una cosa preoccupante. Putin è molto più popolare in Europa che stesso Obama, che è il nostro più grande alleato e, diciamo, il protettore maggiore. E poi dall'altra parte di vista, cosa ne pensate dall'alleanza che sta facendo la Polonia, diciamo, con i paesi baltici, cosiddetta verticale Baltico-Adriatico-Mar Nero, con il leader di questi paesi, cioè dovrebbe essere la Polonia, e sono molto in contrapposizione con la stessa Unione Europea. Grazie. Sì, cominciamo a rispondere a queste domande. Massimo, tu vuoi rispondere a qualcuna? Io ho già fatto un intermezzo. Allora, sulla questione dell'azienda automobilistica russo-americana, francamente confesso la mia assoluta ignoranza. Sento però di poter azzardare la convinzione che questo abbia ben poco a che vedere con quello che è accaduto in Ucraina, nel senso che si tratta di un caso di determinismo complottistico tipicamente russo, che deve per forza trovare una ragione recondita in questa crisi che evidentemente ha molte componenti un pochino più strutturate di quelle degli interessi di un'azienda automobilistica. È comunque interessante quello che lei riferisce sul fatto che vi sono opinioni molto diverse in Russia su Putin, e quindi ritorniamo a quello che accennava prima anche Massimo, cioè al fatto che vi è normalmente una simmetria tra crisi energetica, crisi economica, crisi del rublo e naturalmente crisi politica. Che questo sia una regolarità o addirittura una legge storica, no,
ma che vi sia una possibilità che la crisi, che si riflette poi nella qualità della vita, in particolare della piccola borghesia russa, magari non tanto degli oligarchi, anche se molti hanno perso delle fortune, possa provocare poi delle conseguenze politiche, questo senz'altro è possibile. Putin si avvicina alle destre europee, beh, intanto perché Putin è un uomo di destra, insomma, non ho mai, credo, celato il fatto che fosse un agente del KGB, non significa che fosse un seguace di Marx, e comunque se lo era non lo è più, è sempre più schierato su un fronte di destra nel senso anche culturale e valoriale del termine, nel senso che si è creato, a proposito di Ruskij Mir, di mondo russo, un suo mondo valoriale che sostanzialmente rivendica i valori dei nostri bisnonni come paradigma di riferimento, e quindi anche una certa insofferenza sulle questioni di gender, una certa, se vogliamo, asprezza di tipo vagamente xenofobo, e una simpatia per quella parte del mondo politico europeo che sente una affinità per la Russia, che in genere deriva da più che simpatie per la Russia, da antipatie verso altre parti del mondo, in particolare per l'America o, se vogliamo, per il mondo ebraico. La Corea del Nord. La Corea del Nord non è parte del sistema internazionale, diciamo che è un elettrone libero, una satrapia che si muove per suo conto, e per confessione di cosiddetti esperti della Corea del Nord nessuno ci capisce niente. E certamente non sarò io a rivendicare una sapienza in materia. Mi pare comunque che la Corea del Nord sia soprattutto, anzitutto, un problema per la Corea del Sud. Nel caso di disintegrazione della Corea del Nord saranno affari piuttosto tristi per la Corea del Sud gestire questo collasso, e saranno affari piuttosto tristi anche per la Cina, che infatti cerca in qualche modo di contenere le esuberanze di questo regime familiar-militare con scarso successo. Infine, alleanze globali. Oddio, che Putin sia più popolare di Obama non lo so, ho visto dei sondaggi un po' diversi, a dir la verità. Certamente la Russia ha delle, io non chiamerei alleanze, ormai le alleanze sono qualcosa che non esiste più, ha degli allineamenti di interesse che possono essere più solidi o più provvisori con una quantità di paesi nel mondo. Lei ha citato il caso dell'India, ho citato prima il caso un pochino più rilevante della Cina, si potrebbero citare il Brasile, molti paesi africani e anche qualche paese europeo che pur in questa crisi mantiene una qualche empatia, se non simpatia, con la Russia, tra cui anche il nostro. Non so fino a che punto essere empatici con l'Italia sia un vantaggio, ma credo che sia un fatto. Certamente non è il caso della Polonia e dei Baltici. Come abbiamo segnalato in questa carta, con quegli anelli gialli che segnano le aree di frizione Russia-NATO, l'area di frizione evidentemente più a rischio sono due, quella baltica, in particolare Estonia-Russia, e quella polacca, con inserita anche l'enclave di Kaliningrad, essendo la Polonia per dimensioni il paese più rilevante nell'arco baltico. Come dicevo, in Polonia è diventata ormai costume quotidiano l'invettiva antirussa, ma insieme all'invettiva antirussa anche una qualche invettiva antieuropea e persino antiamericana, nel senso: voi non capite niente, non sapete chi abbiamo davanti, i russi sono degli imperialisti che vogliono tornare nel centro dell'Europa, svegliatevi prima che sia troppo tardi e possibilmente dateci qualche bomba atomica. Prego. Ci sono altre domande, le raccogliamo e poi facciamo un giro finale di risposte, possibilmente con la partecipazione di Massimo Nicolazzi. Volevo chiedere due cose. La prima, lei e non solo lei, parlate spesso della Russia che si sente accerchiata. È una cosa un po' strana, perché la Russia non è che sia un pigmeo come possono essere gli stati baltici e un po' meno la Polonia o la Romania. È un grande stato armatissimo con capacità nucleare,
al massimo livello. Attaccare la Russia, se non lo fanno gli Stati Uniti, non lo fanno certo questi piccoli paesi. Gli Stati Uniti, tra l'altro, sembra che non siano neppure intenzionati a difendersi adeguatamente. Vedi quel che succede nel Mar Cinese meridionale con la Cina, le isole Spratly. Ora, come mai c'è tutta questa comprensione verso la grande Russia e questo, diciamo così, disprezzo? Lei ha parlato di nazionalismo estremo polacco. Beh, i polacchi, data la loro storia dal Settecento in poi, hanno qualche ragione a temere la Russia. È vero, prima la stessa Polonia, assieme al Granducato di Lituania, ha avuto una politica espansionista. Ha cercato di farla anche quando c'è stata la rivoluzione di ottobre. Però la Polonia ha una stazza, la Russia ne ha un'altra. Sì. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, la Cina e la Russia. A me mi meraviglia francamente che la Russia non si preoccupi, in parte lo fa, ma mi meraviglia che non si preoccupi adeguatamente di quello che può essere il pericolo cinese, perché se la Cina va avanti così e diventa sempre più potente. Grazie. E pericolosa, la Russia ha qualche timore. In prospettiva vedrei addirittura un'alleanza con l'America, ma questo è nel lontano futuro. Grazie. Molto chiaro. Altre domande? Lì ce ne sono anche dietro. Comunque qui ce n'è una. Sì, buonasera. Un incipit di un bellissimo romanzo è una frase attribuita a Putin che dice: chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello, chi non lo rimpiange è senza cuore. E non so in che circostanze l'abbia detta Putin. Volevo capire eventualmente il senso in un'ottica verso il popolo russo di questa frase. Una frase attribuita a Putin? Sì, sì, sì. Sì, sì, no, me la ricordo. Sì. Prego. Lì anche, sì, poi il signore in fondo. Sì, molto brevemente. A proposito della politica di tentativo di strangolamento della Russia con l'abbassamento verticale del petrolio di questi ultimi anni, ma per le ragioni che diceva il professor Nicolazzi rispetto ai costi di produzione del petrolio, del freak petrolio, del petrolio da scisti americano, ho letto da qualche parte che circa un terzo dei produttori americani e statunitensi sono già in sofferenza e rischiano il default se questa politica di abbassamento dei prezzi del petrolio prosegue. È possibile pensare se arriva prima il default dei produttori americani, che quindi condiziona la politica americana, rispetto a questo mantenimento di basso livello dei costi petroliferi per condizionare la politica russa o viceversa? Grazie per la domanda, professor Nicolazzi, e poi sentiamo un'ultima domanda lì e poi chiudiamo. Buonasera, io volevo fare una domanda su un articolo che ho letto poche ore fa del The Guardian, in cui veniva sostenuta la tesi che la Russia sfrutta la guerra in Siria per mandare immigranti in Europa e quindi causare una crescita dell'islamofobia fino ad arrivare a una frattura a livello politico in Europa. Vista come una via di salvataggio della Russia dalla condizione in cui si trova adesso. E volevo chiedere quali conseguenze avrebbe, cioè se l'Europa si originasse questa frattura. E un'altra domanda è che cosa succederebbe se l'Europa iniziasse a pensare più indipendentemente e non essere troppo allineata al pensiero del vicino oltreoceano? Grazie. Possiamo prendere un'ultimissima se c'è. Sì, lì in fondo. Cioè, ce ne sono due lì in fondo, prendiamone. Adesso non ci allarghiamo, prendiamone due.
Lei ha detto che c'è la possibilità che qualcuno batta la mano sulla spalla di Putin e lo mandi in pensione. E quali potrebbero essere le strutture in Russia che possono generare questa manina che batte sulla spalla? Bene. Visto che è rapida, prendiamo anche... Sì, facciamo tutte e due, prego. Vista la disponibilità in termini quantitativi anche di costi convenienti del petrolio, che cosa può giustificare la nostra, il nostro tentativo di trivellazione e di ricerca in autonomia di petrolio? Viene dalla Basilicata la signora. Prego, c'era un'ultima domanda da quelle parti? No, benissimo. Massimo, vuoi cominciare tu? Rigorosamente le mie. Silere immunere alieno, si dicevano. Prima delle mie, però, ne faccio una a metà strada. Allora, sulla quale prendo la domanda sul perché siamo così comprensivi con la grande Russia e ci stanno così sulle scatole la Polonia, che poi non è vero. Però energeticamente vorrei dire una cosa, sulla quale poi stimolo chi si occupa di geopolitica magari a far produrre una qualche ricognizione. Quello che è successo in Europa in questi anni è che per falsa coscienza e forti complessi di colpa nei confronti di una serie di nazioni ex sovietiche, noi abbiamo di fatto delegato a loro un pezzo della nostra politica energetica, vedi quello che ha progettato Tusk, vedi quello che hanno fatto altri, e il risultato netto è che abbiamo sviluppato delle infrastrutture che funzionano in un'unica direzione. Cioè, per chi non lo sapesse, con i progetti prioritari per l'integrazione delle reti gas europee finanziati sino ad oggi a livello Unione Europea, noi siamo in grado di importare gas dalla Germania in Russia, ma non siamo praticamente in grado di importare gas dalla Spagna in Europa, laddove la Spagna ha una capacità di rigassificazione eccedente che da sola coprirebbe il 100% dei consumi italiani. Allora, su questo attimo di falsa coscienza e su come abbiamo lasciato... Ti sei fatto la domanda, datti la risposta. Abbiamo lasciato gestire in funzione puramente antirussa questa parte qui, fine. Non c'è un come mai, gliel'abbiamo appaltata. Quindi questo, non dico crei risentimenti, ma un po' di riflessione sul fatto che abbiano sempre ragione forse dovrebbe aprire. Petrolio, no, su petrolio ci sono due che non mi perdo. La signora mi ha fatto la domanda sulla quale tutti ci divertiremo per tutto quest'anno. Dove in effetti può succedere di tutto? Allora, il dato americano oggi è questo. C'era una volta il petrolio che non c'era, cioè quello non convenzionale, che non era assolutamente considerato producibile, no? Non era pensabile. Era talmente impensabile che negli Stati Uniti sono arrivati a produrne 5 milioni e mezzo di barili al giorno. Per darvi un'idea, in Italia consumiamo 1,5 milioni di barili al giorno, così avete un po' di standard dimensionale, no? Questi 5 milioni e mezzo di barili al giorno erano il petrolio che non c'era e sono stati quelli che hanno mandato il mercato in sovrapproduzione. Perché poi parliamo tanto di teoria del complotto, ma succedono tanto che ci siano perfino dei mercati. Cioè, ci sono 2 milioni di barili di petrolio prodotto in eccesso tutti i giorni da un anno e mezzo in qua. Non c'è bisogno di un incontro tra ministri degli esteri per far scendere i prezzi, voglio dire. C'è un piccolo eccesso di offerta. Ad oggi quello che noi sappiamo come dati è che è vero che buona parte dei piccoli negli Stati Uniti non perforano più, ma è anche vero che hanno avuto una capacità di resilienza, cioè di maggiore efficienza produttiva,
tale che le previsioni di cui disponiamo per oggi ci dicono che quest'anno, rispetto al massimo di 5 milioni e mezzo, ci potrebbe essere un calo di 700-800 mila barili. Che questi bastino o no a far ripartire all'insù il pendolo dei prezzi, togliendo pressione dal lato dell'offerta, non lo sappiamo. Che questa previsione sia reale e non si arrivi oltre il milione, pure non lo sappiamo. Certo, se ci avviciniamo ai 20 dollari a barile, quella che sembrava bestemmia, cioè la possibilità che i produttori si mettano a difendere i prezzi e non solo i volumi, in altre parole che sauditi e russi si parlino, può diventare un'altra concreta possibilità. Cioè va in onda un anno da non perdere. Domanda, ma visto che ci abbiamo petrolio dappertutto e che ci esce dalle orecchie, perché cavolo dobbiamo andare a riperforare la Basilicata? Questo è grosso modo quello che ho intuito arrivarmi come domanda. Allora, in politica si fanno delle scelte. Tutto quello che mi interessa nella vita è che ogni tanto si facciano a ragion veduta. Nel senso che non consento a nessuno di venirmi a dire non si buca in Basilicata perché dobbiamo passare all'auto elettrica. Domani mattina si continua a consumare petrolio. Quindi il problema non è andare con l'auto elettrica o perforare la Basilicata. Il problema è se vogliamo produrcelo a casa nostra o se vogliamo importarlo. Cioè il problema è se i benefici occupazionali, per carità scarsi, stiamo parlando di 500-600 persone compreso l'indotto oggi in Basilicata, no? I benefici occupazionali, per carità scarsi, e i benefici sulla bilancia dei pagamenti, per carità non scarsi, compensano o meno eventuale danno o disagio ambientale. Se la mettiamo in questo modo, ognuno voti come vuole e decidiamo pure di non perforare la Basilicata. Però, per piacere, non con quell'altro argomento, perché quello non sta né in cielo né in terra. Tutto tuo. Bene. Il senso di accerchiamento, come tutti i sensi, è una questione individuale. Nel caso russo è una questione culturale, nazionale, perché se ne parla più o meno da quando esiste la Russia ed è uno dei motivi, credo, per i quali i russi stanno insieme in uno Stato. È un dato abbastanza oggettivo che la Russia non abbia alle frontiere dei paesi amici. In uno dei saggi introduttivi di questo volume di Limes, Vitali Tretiakov, quello per capirci del piccolo atto di teppismo, ricorda la famosa frase di Alessandro III: la Russia ha due soli alleati, il suo esercito e la sua flotta. Putin potrebbe aggiungere l'aviazione, ma non molto di più. Se noi vediamo questa carta, appunto, come ricordavo prima, abbiamo la NATO a est, la NATO a ovest, la Cina, che Dio mi guardi dalla Cina se fossi russo, la Turchia, buona pure quella, la pressione jihadista tra Caucaso e Medio Oriente, insomma ce n'è per tutti i gusti. Adesso la Russia ha depositato gli strumenti legali per allargare il suo spazio territoriale verso il Polo Nord. Se questo verrà raggiunto, forse questo senso di soffocamento potrà essere in parte lenito. E comunque non ci posso far niente se loro si sentono accerchiati. Certamente, a proposito di Russia e Cina, credo che vi siano delle convenienze reciproche a strutturare questo allineamento, che però hanno dei limiti. Recentemente un autorevole dirigente cinese ha voluto sottolineare agli americani che non c'è nessuna intenzione cinese di fare un'alleanza con la Russia, però non c'è nemmeno nessuna intenzione cinese di non giocare la carta russa nei rapporti con gli americani. In realtà sia i russi che i cinesi farebbero domani mattina un accordo con gli americani, ma evidentemente questo gli americani non vogliono, o quantomeno considerano che il prezzo di una intesa con la Cina e con la Russia sia un prezzo eccessivo,
e qui forse torna anche per parte americana il 2 per 2 fa 5. Quell'incipit del rimpianto, io ricordo un giorno che mi trovavo al Cremlino con l'allora presidente Medvedev, il quale a un certo punto disse: ma com'è possibile che voi in Occidente continuate a considerarci come dei comunisti? Insomma, vi siete resi conto di chi siamo? E io gli indicai la finestra alle sue spalle dove si vedeva stagliarsi il mausoleo di Lenin. Cioè c'è una qualche ambiguità, diciamo, nel rapporto fra la Russia e il suo passato sovietico, e io penso che l'incipit di Putin, la nostalgia cardiaca per il comunismo, non sia tanto per l'ideologia bolscevica quanto per la potenza sovietica. È questo che gli manca, è questo che manca a molti russi: la potenza, il rispetto che quella potenza generava, il senso della potenza imperiale che pare quantomeno messo in questione dopo l'89-90. E quindi, a proposito di accerchiamento e a proposito di grande Russia, ripeto, le carte strettamente topografiche ci informano che questa grande Russia si è piuttosto rimpicciolita negli ultimi 2-3 decenni. Allora, poi abbiamo una domanda sulla ragione recondita per cui i russi sarebbero in Siria, cioè quella di scatenare un putiferio, di accentuare la guerra e quindi di portare verso l'Europa quantità di migranti e quindi di destabilizzare l'Europa. Ancora una volta mi pare che ci sia un eccesso interpretativo. Non credo che, per quanto Putin sia uno scacchista a più dimensioni e ragioni oltre la quarta, quinta mossa rispetto a quella che sta conducendo, possa concepire dei progetti di questo genere. Semmai quello, il problema vero per la Russia è che dopo questo brillante inizio delle operazioni in Siria, i costi materiali e forse anche umani di questa operazione possano diventare insostenibili. Infatti ci sono stati recentemente degli incontri sia sul fronte siriano sia sul fronte ucraino, da cui si capisce che la Russia ha una certa urgenza di disimpegnarsi almeno in parte da questi fronti bellici, perché in un contesto come quello che ci ha descritto Massimo Nicolazzi, spendere una parte notevole del proprio budget, sia pure per fini di preservazione della propria autocoscienza, così rilevanti, beh, insomma, è qualche cosa che ha i suoi limiti, anche diciamo, l'idea di potenza ha i suoi limiti. Quali strutture potrebbero battere la mano sulla spalla di Putin? Direi un paio, forse tre. Una è quella di provenienza del colonnello Putin. Recentemente si è dimesso il capo delle ferrovie russe, Yakunin, grande amico, pare anzi che sia stato il reclutatore di Putin, il suo ufficiale di riferimento al tempo del KGB, e se n'è uscito Yakunin, che come capo delle ferrovie gestiva un affarino da 1.300.000 dipendenti, tanto per renderci conto delle dimensioni, con una battuta sul fatto che la Russia non ha più una classe dirigente, non ha più la classe dirigente che aveva ai tempi zaristi. E credo che il malcontento di questo oligarca rifletta sentimenti analoghi di altri oligarchi, non necessariamente di primissima fila, anche di secondo o terzo rango, che in questa crisi stanno perdendo a rotta di collo. Quindi, diciamo, intelligence, oligarchie economiche e poi militari. Per esempio, uno dei papabili, che secondo me non sarà mai papa, è il ministro della difesa Shoigu, non sarà papa se non altro per i lineamenti troppo asiatici per poter sedere al Cremlino. Ce ne sono anche altri, ma ho l'impressione che se ci sarà, non è affatto detto, questo cambio della guardia al Cremlino avverrà per intervento di uno di questi tre fattori. Quello che mi sento di escludere, ma poi sarò smentito dalla storia, è quello che invece Putin teme, e cioè la famosa rivoluzione colorata, che francamente in Russia non la vedo, anche perché gli attori di questa rivoluzione sono probabilmente più noti ai media occidentali di quanto non lo siano la popolazione russa.
vi ringrazio e vi ricordo, dal 4 al 6 marzo ci vediamo qui per il Festival di Linz.